Siamo qui con Matteo Pirovano, Asset Manager di Arexpo, e parliamo del MIND, il Milano Innovation District. Cos'è e come nasce? Buongiorno, Milano Innovation District è, diciamo, il luogo, il quartiere dell'innovazione di Milano. All'interno di MIND verrà sviluppato a tutti gli effetti il nuovo quartiere della città di Milano legato all'innovazione. All'interno di MIND ci sono tre ancore fondamentali, che sono le ancore pubbliche. Abbiamo l'ospedale Galeazzi, Human Technopole, che è il centro di ricerca, e l'Università di Milano. Attorno a queste tre ancore pubbliche si svilupperà tutta la parte privata. E nell'ambito dello sviluppo privato è stato individuato il partner Lendlease, che ci supporterà sostanzialmente nello sviluppo, appunto, di tutto quello che è le funzioni del quartiere, quindi tutta la parte di uffici, retail, residenze verranno sviluppate da questo partner. E voi avete anche avviato un progetto di innovazione, giusto? C'è un progetto di innovazione perché stiamo lavorando su due ambiti, l'ambito hardware che vi ho appena raccontato e l'ambito software invece, che è più legato proprio all'individuazione, alla creazione di quello che è l'ecosistema dell'innovazione. Abbiamo lanciato una call che si chiama Mind Lab. All'interno di questa call abbiamo raccolto 118 progetti di innovazione a 360 gradi, perché abbiamo progetti di innovazione in ambito agri-food, in ambito smart city, digital, e quindi con questi progetti intendiamo portare veramente tutto quello che è l'ambito dell'innovazione all'interno del quartiere. E per l'agri-food mi racconta cosa state facendo? In ambito agri-food abbiamo lanciato un progetto partecipando a una call lanciata da Regione Lombardia. È un progetto che vede un accordo di partenariato alla base con 8 società. È importantissimo in questo progetto il connubio pubblico-privato, perché abbiamo i centri di ricerca, l'università, le grandi aziende e le PMI. Quindi con questo progetto sostanzialmente intendiamo portare all'interno del sito un plot dove verrà fatta sperimentazione in ambito agri-food, che poi verrà riportato, diciamo, la sperimentazione viene riportata poi al mercato con i risultati che ci aspettiamo da MIND. E quali sono gli obiettivi di questo progetto? Allora, l'obiettivo è quello sostanzialmente di andare ad individuare quelle che sono orticole piuttosto che frutta o cereali che hanno un potere, diciamo, nutrizionale alimentare elevato, e quindi migliorarle e portarle in quello che è il sistema nutrizionale che noi viviamo quotidianamente. Diciamo, il sistema è virtuoso perché col cambiamento climatico, con tutto quello che sta succedendo, diciamo, andiamo ad individuare qualcosa che ha un impatto basso rispetto all'ambiente, quindi avrà grandi vantaggi nel nostro sistema nutrizionale. Grazie mille. Prego.